Grandi registi contemporanei come Bellatar che consegnerà il premio a Ricovezia Locarno o Pedro Costa o Vlad Diaz o non so, cioè tutti più grandi registi radicali contemporanei. In questo senso per me Ghezzi ha veramente concretizzato e realizzato la televisione come utopia, come l'aveva sognata Rossellini o come l'hanno anche descritta, non sognata ma sì, ma come l'hanno anche definita gli Strobe, cioè lo strumento democratico per eccellenza, senza nessun bisogno di accesso sociale o culturale, arrivano in casa delle persone il più grande cinema d'autore. Allora per questa persona molto particolare, Ghezzi è molto unica, abbiamo addirittura creato un premio specialmente per lui e l'abbiamo chiamato il premio dell'utopia. E poi sarà consegnato a Enrico Ghezzi a Locarno il giovedì 15 di agosto da Bellatar con Albert Sera e Pedro Costa tra gli altri. Ecco, a parte questo, molto velocemente vi dico due o tre cose generali, diciamo, sulla mia visione del festival in generale e alcune novità quest'anno. Il programma dettagliato lo avete già e sono disponibili poi per domande su queste. Vorrei solo dire che la mia intenzione nel programmare il festival quest'anno è stata di collegare il più possibile le cose tra di loro, di non avere cose sparse, cose, una piccola cosa lì, una piccola cosa lì, ma di cercare di ottenere un insieme molto coerente e di proporvi un disegno generale, un disegno estetico, che per me vuol dire un disegno politico, con una scelta di sguardi sul mondo che corrispondono al modo di vederlo che noi riteniamo rilevante, nel senso che possa far nascere domande, riflessioni e emozioni. E ecco, spero di essere riuscita a mettere su un insieme che abbia senso. Vi do un piccolo esempio, per esempio, legato a una delle grandi novità di quest'anno. Per esempio, era importantissimo per me che il Festival di Locarno possa essere aperto a tutte le forme di creazione e possa essere in grado di considerare tutte le forme di creazione. Allora, per un dettaglio che non lo è così tanto, però per esempio abbiamo aperto il concorso di cortometraggi fino ad una durata di 59 minuti, mentre prima era limitato a 40 minuti, lasciando fuori tutti i film dai 40 ai 60 minuti che al giorno d'oggi rappresentano un territorio creativo, quello cosiddetto del mediometraggio, importantissimo, fino al punto che alcuni festival come Rotterdam gli dedicano un concorso a parte e addirittura in Francia c'è anche un festival consacrato solo a quelli, il Festival di Brive. Quindi per me, per esempio, non era logico che il Festival di Locarno non fosse in grado di considerare e eventualmente poi selezionare queste opere. In questa stessa prospettiva di poter vedere
tutta la creazione contemporanea, abbiamo anche deciso di aprire il festival alla realtà virtuale, intesa come quindi senza nessuna tecnofilia, ma intesa come strumento nella prospettiva della storia del cinema, un formato che travolge completamente la questione del punto di vista e sulla quale noi abbiamo deciso di abbiamo scelto una linea editoriale abbastanza diciamo, determinata e decisa dalla parte dell'arte contemporanea e non dall'industria, diciamo che non faremo vedere delle cose tipo National Geographic in mezzo alla savana come se ci fosse, ma vere opere di narrazione. Ecco, la cosa che ci interessa nella realtà virtuale è lo travolgimento della narrazione. E come artisti o registi si impadriscono di questo mezzo. Questo è stato anche tutto un impegno forte dalla parte operativa del festival, perché se si vuole considerare la realtà virtuale si deve attrezzarsi. E non si può attrezzarsi fino all'ultimo momento, mentre noi non eravamo per niente sicuri di selezionare nessuna opera in realtà virtuale, perché non è che le selezioniamo di per sé. Quindi, avendo questa saletta che noi abbiamo messo su per presentare opere in questo formato, abbiamo deciso anche di creare un piccolo programma ad hoc, e questo programma lo abbiamo collegato all'opera di John Waters, il nostro invitato d'onore quest'anno, come sapete già, il Bardo d'Oro Manor 2019, e abbiamo proposto a 8 istituzioni internazionali di giocare a un gioco con noi, proponendogli un tema legato al pensiero di John Waters, e il tema era gender bender, cioè appunto lo travolgimento del genere, e queste istituzioni che lavorano con la realtà virtuale e la cui linea editoriale è la prossima al nostro spirito, come per esempio le rencontre della photo de Arles, il festival di Rotterdam, il Festival di Ginevra, delle gallerie a New York, a Zurigo, ad Amsterdam, tutto un panorama della creazione contemporanea. Loro hanno risposto a questa mia proposta ludica con un film voir. E l'insieme di questi film che presentiamo, o queste opere, crea una riflessione collettiva sulla questione del genere attraverso la realtà virtuale. Così, per esempio, è un esempio di come concepire qualcosa che possa essere, che le cose si facciano eco e si rispondano all'interno di questo grande programma. Non volevo essere troppo lunga, ma in effetti alcune cifre sono interessanti. Allora, quest'anno si sono iscritti al festival 4.191 film, di cui 1.250 lungometraggi, che rappresentano un aumento del 12% delle submissions, delle iscrizioni. 2.941 cortometraggi, che rappresentano un aumento di 11% delle iscrizioni. Ovviamente non sono, quindi sono quasi 4.200 film iscritti, ma noi non so quanto ne abbiamo visto, ma almeno 5.000, perché
alcuni film non vengono iscritti perché li vediamo nei festival per il mondo, oppure ci arrivano in altri modi, altri canali o chissà come. Di questi film ne abbiamo selezionato 128 per la selezione 2019. In totale nel festival faremo vedere 246 film, incluse le sezioni parallele che sono Settimana della Critica e Panoramicus, e quindi incluso le retrospettive, i premi, gli omaggi. Tra l'altro non ho detto niente sulla retrospettiva di quest'anno, ma ne approfitto per dire velocemente due parole. Per me ne sono molto orgogliosa e una retrospettiva un po' diversa rispetto alle ultime presentate a Locarno, si chiama Black Lights ed è un panorama internazionale di come i registi del XX secolo hanno rappresentato la questione politica e sociale nera. Non è affatto una rassegna comunitaristica, nel senso che non è una rassegna di registi neri, è una rassegna che difende l'idea che qualsiasi artista di qualsiasi colore sia libero di impadroneggiarsi di un tema che gli sembra importante. E quindi la rassegna presenta una serie di film dal 1919 al 2000 tutti i registi che abbiamo selezionato hanno rappresentato una questione politica nel contesto della propria epoca. Sono 46 film, di cui la preapertura del festival, cioè la sera prima del festival in Piazza Grande, la proiezione gratuita della prima mondiale del restauro di Fai la cosa giusta di Spike Lee per i 30 anni del film, che così introduce e lancia la retrospettiva. E anche per una delle Crazy Midnight, e questo risponderà anche a un'altra sua domanda, il film Coffee con Pam Grier, film della Black Exploitation che ispirò Tarantino soprattutto per la sua Jackie Brown, anche presente nella retrospettiva. Coffee sarà presentato a mezzanotte dopo uno dei blockbuster del festival, cioè il nuovo film di Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, che presenteremo nel nuovo montaggio che ha fatto Tarantino dopo il festival di Cannes. Questo è proprio... Sulle cifre intervengo io. Per quanto concerne il preventivo del festival, allora noi abbiamo un preventivo e un consuntivo, perché siamo rigorosissimi, non ci deve essere differenza, di 11 milioni di euro rispetto agli altri grandi festival che sono diretti concorrenti nostri, concorrenti in modo di dire, o che sono tra quei 6, 7, 8 festival che contano al mondo, noi ovviamente siamo i più poveri. Perché rispetto a Toronto, Sundance, rispetto a Cannes, rispetto a Berlino, rispetto a San Sebastian, rispetto a Venezia, godono tutti del doppio, minimo del doppio, se non il triplo, di quello che abbiamo. 11 milioni di euro, dei quali 2 milioni e mezzo circa li generiamo noi con le entrate. Perché così poco, mi direte? Perché i nostri prezzi sono estremamente abbordabili. Pensate che
l'abbonamento per gli studenti fino a 26 anni, questo vale per studenti svizzeri, studenti stranieri, un pubblico vastissimo del nord Italia, incredibile quanto affezionato il pubblico del nord Italia, il pass di 11 giorni, compreso Piazza Grande, compreso i film dalle 8 del mattino fino a Crazy Midnight, è di soli